Ciao, sei titolare di un hotel? Hai già fatto recentemente degli interventi di riqualificazione della tua struttura alberghiera? In caso contrario, ti incoraggio a seguire questo breve video perché ti darò delle informazioni utili. Sulla base del decreto legge 152 del 2021, se tu sei titolare di una struttura alberghiera, una struttura di agriturismo, uno stabilimento termale, una struttura ricettiva all'aria aperta, hai diritto ad una serie di incentivi per i seguenti interventi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, è per quello che te ne sto parlando io, riqualificazione antisismica e acquisto di mobili e complementi d'arredo. Le spese dovranno essere sostenute negli anni 2020-2021 e in quello in corso 2022. L'agevolazione, ascolta attentamente perché penso che questo sia l'aspetto che ti interessa di più, è pari a un credito d'imposta pari al 65% degli interventi effettuati, più la legge Sabatini sul finanziamento bancario, ovvero sia l'abbattimento degli interessi bancari. Bene, spero di esserti stato utile. Se hai bisogno di me, per una progettazione, di questi interventi, io tra le altre cose collaboro con un importante general contractor che è anche, una società ESCO, quindi sono in grado tramite un unico referente, di gestire un'ottimizzazione da un punto di vista del risparmio energetico completa della tua struttura. Se ti fa piacere, senza impegno, contattami e sarò felice di ascoltare le tue idee, le tue necessità per valutare un eventuale intervento. Ti ringrazio per l'attenzione e ti auguro una buona giornata. Un saluto da Marco Faia, tuo esperto del fotovoltaico. Ciao!